portafoglio, un diario personale di ciò che fanno. Sarà vero? Lanciamo il servizio alle nostre iene. Salve, dicono che realizzano trasmissioni radiofoniche. Andiamo a verificare. Buonasera amici ascoltatori, questa è la puntata della trasmissione Obiettivo Sanità. E tu saresti il regista? Sì. Noi siamo il gruppo tuffatori del Centro Latina. Io sono Federica e con me in studio ci sono Michela, Anna, Alfonso. E voi sareste gli speaker? Chi stai tenendo in qualità? Abbiamo fatto un buco nell'acqua, adesso passo la linea alla mia collega Iena. Grazie per averci passato la linea. Adesso parleremo con Alberto. Salve Alberto. Salve Iene. Ma è vero che la Lega Navale Italiana Sezione Pozzuoli organizza corsi di vela, pesca e canoa per Centro Latina? Guarda qua, va. Dimmi se non è vero. Esattamente. Questi tenne qualità. Andiamo a vedere sul posto il trio Teduso. Grazie per averci dato la linea. Siamo al laboratorio ed educativo territoriale La Tenda. Entriamo a vedere. Dicono che qui dentro fanno i pesebi con le loro mani. Davvero? Bravo, bravo. Potete mandare il pesebe? Oh, chi sei tenne qualità? Allora Serena, adesso basta studiare, sono le 5 e dobbiamo fare il portafoglio. Tutti questi compiti, non te li faccio fare a mano. Eh sì, dai Serena, oggi che giorno è? Oggi è 2 marzo 03 2016. Oggi è sulla storia, italiano, latino, matematica, inglese. Come sei stata? Felice, arrabbiata, scocciata e triste. Ma non ci sta distrutto! Distrutto non ci sta. Dai, vuoi raccontare qualcosa? Sì, tieni qualità! Qualità, Allora ragazzi, oggi diamo il benvenuto ai Dungini, una volontà che viene da molto lontano. Pensate, viene dalla Corea. Ah, allora è giapponese. No, Federica, è coreana. Ah, allora è cinese. No, Luca, coreana. E va buo, fa lo stesso. Questi tenene qualità. Grazie per averci seguito. Avete visto la linea educativa territoriale del Centro Latina.